Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Non siamo abituati a immaginare Gesù Cristo arrabbiato. Cosa gli salta in mente? Scacciare fuori dal tempio venditori di animali, rovesciare i tavoli di quelli che erano lì per cambiare denaro. Sulla piazza del mercato non si sarebbe permesso di fare una cosa del genere, ma qui si trattava del tempio di Dio. Certo, Dio è troppo grande per starci in un tempio, per quanto grande e sontuoso fosse quello di Gerusalemme. Però lì la gente andava per lui, solo per questi incontri doveva servire quel luogo. Portarci le bancarelle o addirittura gli sportelli bancari di cambio equivaleva a sostituire quel Dio vivo e vero con un altro, diabolico e falso, il Dio denaro. Quando è tanto, là dove arriva sporca sempre. Gesù non tollera che nel Tempio, la casa del Padre mio, lo chiama, regni la sporcizia. Chi mai abiterebbe in una casa sporca? La cosa strana però è che a sporcare quella casa non erano stati i pagani o chissà quale gente senza Dio, erano stati i credenti. E si meravigliano che Gesù reagisca in quel modo. Perché gli domandano, che autorità hai tu per far quello che fai? Distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere, risponde Gesù. Non capiscono, perché anche se dicono di credere in Dio, in realtà capiscono solo il linguaggio del denaro. Per noi che sappiamo come sono andate poi le cose, è chiaro che qui Gesù non si riferisce al Tempio di Gerusalemme, ma alla sua vicenda personale di morte e risurrezione. Ma non solo, c'è anche un'altra conclusione da trarre. Dio non ci sta in nessun tempio. L'unica dimora che gli conviene è la persona di suo figlio, Gesù. Ecco dove lo si può incontrare. E coloro che si affidano a Gesù diventano assieme a lui abitazione, casa di Dio. Al che è ovvio chiedersi, ma nella nostra vita c'è posto per Dio? O deve tapparsi il naso per entrare? Chi ci guarda, chi entra in relazione con noi, ha la sensazione che nella nostra vita c'è questa presenza. Se non trova accoglienza nella vita delle persone, Dio non ha proprio alcun posto in questo mondo. E allora sì che sarebbe un mondo senza Dio il nostro. Che fare, quindi? Un po' di pulizia dentro la vita. E la condizione prima sta nel saper distinguere tra pulito e sporco. A che altro servono quei 10 comandamenti che risentiamo anche in questa domenica? Non limitiamoci a fare le pulizie pasquali nelle nostre case. Diamo una ripulita a quel tempio di Dio che è tutta la nostra esistenza. Così che egli possa ancora trovare posto in questo mondo e gli uomini e le donne di oggi possano incontrarlo ancora, noi per primi. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.